Buongiorno belli e brutti dalla bellissima Svizzera che, come potete vedere, c'è solo sole, brividi, freddo e niente, proprio un bel tempo di M. Ecco, questo è quello che è. Guardate qua, che bel tempo. Come potete notare, abbiamo da 0 a 1 grado, ieri era meno 2 gradi, oggi stiamo già messi meglio, però mi sono accorto anche di qualcos'altro, perché qui ogni anno devi, poi vi faccio vedere, va. Allora, buongiorno, allora devo togliere prima questa qui. Questa è la vignetta per andare sull'autostrada qui in Svizzera e poi devo applicare la nuova. Per questo l'aggeggio, questo è qualcosa da pulire. Vediamo se riesco a toglierla sta merda. Che non funziona questo. No, che pensai? Bene, come potete leggere in questo cartello, anzi vi faccio vedere. Ah, che bel tempo qui, eh? Allora, si paga 40 franchi per tutto l'anno e puoi usare l'autostrada in Svizzera. Però devi comprare appunto questa vignetta. Se ti beccano senza, sono, mi sembra, 200 franchi di multa e poi 40 franchi la vignetta. Buongiorno a tutti, iniziamo già bene oggi. Ah, che freddo, appena fa parlato con un mio amico che è Ischgl e lì ci sono sopra 2000, mi sembra, 400 metri, meno 29 gradi, che è sui sci lui, madonna, qui un freddo da cane. Meno uno, meno due, più o meno. Guardate qua, sono, c'è già neve lì in montagna, non so se si vede, però vabbè. Allora, diesel oggi come sta? A 2,06, mica male, eh? Belli brutti, vi volevo fare il video fuori ma fa troppo freddo, ragazzi, allora preferisco stare qui nel mio piccolo ufficio, nel piccolo regno. Allora, di cosa voglio parlare con voi? L'altra ora che sono ritornato dalla Thailandia, da 30 gradi sono arrivato a 0 gradi o a meno 1 gradi. È veramente un grande piacere essere qui in Svizzera, devo dire, veramente mi sto godendo veramente ogni secondo, perché so che ogni secondo che io ora passo qui sarà ogni secondo in meno che io devo aspettare prima di ritornare in Thailandia, cioè più presto passa il tempo meglio per me. Ok, allora parliamo invece del signor Messin Denaro. Ho parlato con un paio di amici qui anche oggi perché sono stato curioso a sapere, ma voi cosa pensate di tutta questa storia? E devo dire che il popolo, diciamo noi, o almeno questi 15 amici che ho parlato, tutti mi hanno detto la stessa cosa. Sembra una sceneggiatura da Netflix, cioè proprio una cosa
fatta organizzata, diciamo così, va. E ascoltando anche la radio RTL 102.5, che quelli proprio, sai, all'inizio dicevano: ah, bravi, qua di là l'hanno catturato dopo anni di lavoro, qua di là. E invece un paio di mesi fa è uscito fuori un video che uno ha dichiarato appunto che magari Messina, cioè ha raccontato già tutto quello che è accaduto ieri, già un paio di mesi fa, sulla 7 da Giletti. Perciò, per conto mio, anche sempre una opinione personale, si può ancora dire la opinione, sì o no? Scusa. Oh, sceneggiatura, roba da Netflix. Roba da non credere, cioè roba da... non lo so io, non ci credo io a tutta questa storia. Perché sappiamo, poi sappiamo già che la stampa come funziona. Cioè, come può essere che il più ricercato al mondo, questa è la mia domanda, cioè, ho un paio di domande, viene arrestato senza manette. Poi gli ufficiali non erano incappucciati come normalmente dovrebbe accadere, perché devi proteggere anche la privacy, la persona che fa questo arresto, giusto? La stampa era già presente lì, cioè per me sembrava una fashion show, sembrava una cosa veramente roba da Netflix, ma come può essere una cosa del genere? E la gente la prende anche per serio, sta roba, ma non lo so io. Vabbè che si... vabbè, lasciamo perdere, però, per conto mio, lui ha voluto che è così, lui, non loro, lui ha voluto che è così, se no non sarebbe mai accaduto. Era 30 anni davanti porta, loro abitava, 30 anni proprio di fronte alla polizia e non sapevano dov'è. Ma dai, per favore. Ok. Tutto qui. Allora, questo è quello che è accaduto. L'altro fatto invece c'è il WEF. Sapete questa grande, bella organizzazione che noi tutti amiamo, noi popolo. Il WEF qui a Davos, che hanno iniziato anche loro un paio di giorni fa, la prima protagonista, chi poteva essere? La moglie di Zelensky, che ha fatto un grandissimo discorso, chiaramente di cuore, appellando a tutte le nazioni di aiutare la Ucraina. Questo era il succo del discorso, diciamo, della signora Zelensky. Ecco, poi la von der Leyen là, ha fatto il suo discorsetto sempre e se no, niente. Non è accaduto niente, tranne che l'aeroporto dove atterrano questi signori, che si chiama Altenrhein, che in pratica è al Bodensee, cioè è un lago in Germania che confina fra la Germania e Svizzera. Lì c'è un piccolo aeroporto privato che lì atterrano appunto tutti questi signori, signoroni, queste persone serie. Solo lì possono atterrare le persone serie. E da lì poi vengono trasportati in limousine esclusivamente a Davos, a questo bellissimo congresso che noi tutti amiamo. Perciò credo che appunto lì, in quell'aeroporto, c'è stata qualche manifestazione, qualche protesta. Qualche giovane che stava bloccando l'aeroporto, però vi posso assicurare a tutti che non succederà niente al congresso del WEF, proprio non succede niente, perciò continuano loro con i loro discorsetti per farvi sentire sempre bene, e come abbiamo anche notato negli ultimi anni ci hanno fatto sentire veramente molto 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 bene. E perciò noi possiamo solo ringraziare a questi signori, veramente. Perciò un grande grazie anche da parte mia. E niente, questi occhiali mi cadono sempre comunque. E niente, allora tutto qui. Ok, allora.
Intanto allora mettiamo ancora un po' a posto qui, c'è ancora tanta roba da mettere a posto. Io oggi ho già fatto 300 km in macchina, destra, sinistra, dovevo sbrigarmi qualche cosa di business, però fatto e la mia moglie mi sta chiamando, c'è pranzo spaghetti. Ok, ciao.